famoso chitarrista potrebbe essere il primo di una lunga serie di clienti. Lo vedi? 70 euro a notte. Ah, scusate, che ignorante. Sono incinta. Benedetta si sposa. Buonasera, buonasera, carissimi fratelli, sorelle, pecorelle, smarrite, pecorelle ritrovate, pecorelle di Dio. La Sacra Scrittura. Non fatemi chiamare maestri, perché uno solo è il maestro. E voi siete tutti fratelli. Ma, come sempre, cita la Sacra Scrittura, esistono le sarpinceto. Allora io dico, ecco, quando succede questo, come il nostro fratello, non vorrei dirlo, non so come dirlo, con il nostro fratello conformato, che viene nella nostra casa. Possiamo noi permettere che un fratello bussi alla nostra porta e entri e rovini la nostra sacra famiglia? Il fratello è in errore, il fratello è in torto e noi amorevolmente dobbiamo accompagnarlo alla porta. Apri la tua porta chiunque, ma guarda bene chi è che bussa. No, noi non compriamo niente, mi scusi tanto. Zia, ma chi era? Non lo so, uno che vendeva qualcosa. Ma che è il nuovo inquilino, rappresentante di cosmetici. Ma che rappresentante, non rappresentante, era un compra. Salam aleikum. Salve, ben arrivato. Ti ho detto che vendeva salami. Ma no salami, creme, cremine, profumi cosmetici. Dove vado? Quindi 80 posti tra 40 giorni, giusto? No, come solo tra 3 mesi? No, ma non è possibile, tra 3 mesi è troppo tardi, si vedrà. Tra 3 mesi è Pasqua e mia figlia preferisce sposarsi in inverno. Mamma, scusi. Hai un momento. Benedetta, amore, non vedi che sono impegnata per te? Mi scusi, ma non, proprio non si può fare prima? 60 giorni? Fantastico! 1500 euro d'acconto. Vabbè, se non si può fare diversamente, va bene, grazie. Rocco, perché tutta questa fretta? Ma sai, zia, che non abbiamo abiti buoni di navetini, no? Non sai che sono proprio buoni questi biscotti alla prugna? Tu non esagerare però. Scusi signor Tanzi, questo dove glielo metto? Io metto mano. Dia questo, tenga questo. Scusate il disturbo, eh. Vabbè, ci penso io. Prego. Permesso. Oh, signor Tanzi, volevo ringraziarla per la stanza, è davvero confortevole. Ma prego, si accomodi. Stavo facendo un po' di ginnastica per tenermi in forma. Vuole tenersi in forma anche lei con me? No, guardi, vado via subito. Le volevo solamente dire che non si può fare. Che cosa? Il crocifisso, non si può togliere.
Mi dispiace. 750 euro per le bomboniere? Ma sono solo 253 persone. 254. Il nonno è uscito dal coma. Ah, ecco, 254. Sì, ma questa è casa mia. Lei ha ragione, ma questa stanza è casa mia. L'ho affittata. Sì, ma io gli ho affittato solamente la stanza e questa stanza fa parte di una casa. E in questa casa crediamo nel Cristo crocifisso. Voi? E io no. Non sono religioso. E poi non vorrei che il crocifisso, stando sul muro appeso sopra il letto, la notte mi cadesse in testa. Sì, vabbè, ma questa stanza si trova a Roma e a Roma ci sta il Papa e il Vaticano. Il Papa e il Vaticano e Roma stanno nel Lazio. Il Lazio, il Vaticano e Roma e il Papa stanno in Italia. E l'Italia è una nazione cristiana. Laica! Laica chi? Ma come si permette? Mamma. Benedetta! Ma non vedi che papà sta difendendo le nostre radici? Vai adesso, va! Dopo tesoro. Mi dispiace, ma più di 700 euro io proprio non posso. Ieri abbiamo avuto una spesa imprevista. Ma proprio non mi può venire incontro. Ma stiamo parlando di 50 euro, ma sarà mica oro. No, le lasci. Come senza confetti? Ma non se ne accorgono, dice? Ma è la prima cosa che ha chiesto il nonno quando ha aperto gli occhi. I confetti? Senta, sia buono, mi faccia questo sconto e mi ci metta i confetti. Ma se l'Italia è piena di moschee, dove te giri c'è una moschea. Davvero, eh? Certo. E lei lo sa che nel suo paese non esistono chiese. Anzi, vi ha ammazzato un prete al giorno nel vostro paese. Dai talebani. Mi scusi, Quale sarebbe il nostro paese? La musulmana. Ecco. Già. Ma lei da dove viene? Mica gliel'ho detto. Lo vede. Lei arriva nel mio paese e neppure mi dice da dove viene. Dall'Iraq. Iraq, esatto. E che ne so io che lei stanotte non pia una valigetta con la bomba. E ci fa saltare tutti per aria. Ho capito. Facciamo così. Scusi un attimo. Cos'è successo? Vado a girare i lambagioni. Signora? Si staranno scuocendo. Signora? Pronto? Pronto? È ancora lì? Sì. Allora le prendo. Sì, con i confetti. 750 euro come vuole lei. Arrivederci. Papà? Sì? Hai tempo adesso? Ma certo. Vorrei dire una cosa a te e alla mamma. Dimmi, cara. Papà? Oddio! Papà! Oddio! Papà! Rocco! Le prugne. Papà! Anche i cubisti guardarono a Piero della Francesca esercitandosi sulle sue prospettive geometriche. Nel 1900
1824 apparve il saggio di Roberto. Beh? Benedetta, amore, scusami, come si chiama tuo fidanzatino? Gabriele Arcangeli o Arcangeli? Perché io e la zia stavamo facendo gli inviti e non ci ricordiamo come... È da oggi che cerco di dirvelo. Mamma, con Gabriele non ci sta più da parecchio tempo. Ah. E in che senso, amore? Come si chiama allora, cara? Non lo so. Oh, mi sento male. Zia? Padre Labbot per soli 199 euro 99 centesimi, IVA inclusa, l'autoconfessore tascabile, questa meraviglia della tecnologia. Che meraviglia televisione! Questa è televisione di Arabia Saudita.